Ciao, benvenuto all'angolo della Sibilla della libreria esoterica L'Alchimista di Bergamo. Andiamo a vedere la carta fortunata della settimana. La carta fortunata di questa settimana è Re di cuori, l'uomo di legge, dal mazzo, il libro del destino. Al diritto, questa carta indica per prima cosa una persona che eserciti una professione legata alla legge. Può trattarsi di un avvocato, un giudice oppure un appartenente alle forze dell'ordine, come un poliziotto o un carabiniere. O anche un investigatore privato o una guardia giurata. Può indicare anche una persona molto influente che proteggerà colui o colei che consulta le carte dalle persone disoneste o infide. In ogni caso, questa persona agisce per interesse personale oppure nell'esercizio della propria professione. Questo saranno le carte vicine ad indicarlo. Quando la carta compare al rovescio, indica in genere un avversario temibile. Pur essendo comunque legato ad una professione legale, si tratta di una persona infida, spesso disonesta. In altri casi, decisa a nuocere al consultante. Al rovescio, la carta indica anche necessità di prudenza e di diplomazia per risolvere i problemi evidenziati dalle altre carte o posti in fase di consulto. Come amuleto, questa carta è sicuramente influenzata dal pianeta Giove. Protegge dunque in tutte quelle questioni vicine alla legalità oppure alla giustizia. Potrà essere dunque utilizzata come amuleto se si dovesse affrontare un processo. Può essere anche un amuleto utilissimo per chi stia studiando per degli esami di legge oppure per un concorso in polizia. L'amuleto aiuta anche a trovare soluzioni diplomatiche ed essere più giusti ed equi, così come a difendersi da qualsiasi tipo di ingiustizia. Bene, io sono Irene Angelini, una sibilla e docente in arti divinatorie. Se vuoi contattarmi per un consulto o per un corso di cartomanzia, scrivi in privato alla libreria esoterica L'Alchimista di Bergamo.